proposito di oggetti, facciamo degli oggetti finalmente un po' più complessi. Prendiamo dentro la sfera e cerchiamo di unirla con il cubo per formare qualcosa di più interessante. Allora, voglio fare qualcosa che sia una specie, che ne so, di bottiglia, una specie di edificio con una sfera sopra. Per cui voglio allineare i miei due oggetti. Allora, quando mi allineo, di solito preferisco stare sull'alto e vederla in proiezione ortogonale. Avete visto che facilmente, seguendo lo snap, si riesce ad allineare. Questo sta qua e questo riesco anche, visto che hanno le stesse dimensioni, grosso modo, ad allinearla in quella maniera lì. Allora, premettiamo che per vedere questa cosa, se è possibile vederlo, come vi dicevo, cambiando la proprietà di trasparenza dell'oggetto più grande. Quindi finalmente vedo che questo è centrato. Adesso voglio però spostare la sfera per farvi vedere un altro modo di allineamento, anzi torniamo in prospettiva, più semplice. Allora, è difficile adesso selezionare la sfera perché sto toccando l'involucro esterno. Ecco che il metodo di selezione mi viene in aiuto. Seleziono tutti e due gli oggetti e con un Shift, con la maiuscola premuta, clicco sull'oggetto cubo in modo che mi rimanga solo la selezione, oh, accidenti, no, solo la selezione della sfera. Eccola qua. Allora, mettiamo in una posizione casuale. Vi faccio vedere adesso un altro strumento che è molto più utile per l'allineamento degli oggetti. Si chiama il tasto Allinea. Dovete selezionare i due oggetti. È qua in alto. Potete anche farlo uscire con il tasto L della tastiera. Vedete che adesso è apparso un altro tipo di griglia dove ci sono tre pulsantini orizzontali e tre pulsantini verticali. Cosa servono? Lo vedete tranquillamente mettendoci sopra il mouse senza premere, e vi fa anteprima. Quindi a sinistra tutti i due gli oggetti sono allineati a sinistra, a destra allineo a destra, in centro. Questo funziona anche con le altezze. Qui non ci sono perché sono grigie, perché le due altezze non sono diverse. Lui lo sa già che sono tutte uguali, sono allineate sia sopra che sotto che in centro. Allora proviamo a farlo. Allora mettiamo il tasto orizzontale dal punto di vista della profondità e quello dal punto di vista della larghezza. Avete visto che abbiamo avuto lo stesso identico risultato, ma adesso siamo sicuri che l'allineamento è perfetto. Selezioniamo ancora la nostra sfera, cioè selezionando due e cliccando con il maiuscola su quello più esterno in modo da tirarlo via dalla selezione e alziamo. Allora, alziamo fino a questo punto in modo da avere la nostra sfera esattamente a metà. Adesso che è uscita e posso selezionarla, il nostro cubo può tornare ad essere solido. Quindi questo è un oggetto composto. In teoria sarebbe un oggetto composto se fosse un vero unico oggetto. Per adesso sono semplicemente due oggetti, uno sopra l'altro. Lo duplico. E vediamo alcune differenze. Allora, utilizziamo adesso il pulsante raggruppa e il pulsante inverso. Allora, seleziono la prima coppia. Anzi, seleziono prima il verde e poi la sfera, così vi faccio vedere che anche l'ordine di selezione è importante per le proprietà. Vado qua in alto e premo raggruppa. Adesso l'oggetto è diventato un unico oggetto, addirittura posso trasformarlo. Se avessi cliccato prima la sfera e poi il cubo, con raggruppo, le proprietà erano quelle della sfera, perché è il primo oggetto selezionato che cede, o quello che dà, le proprietà a tutto il gruppo. E questo è un ottimo risultato. Vediamo invece cosa succede se cambio proprietà a questa sfera. Avete visto che nell'oggetto forma c'è la possibilità di dare il materiale solido o il materiale vuoto. Diamo il materiale vuoto. Questo materiale vuoto qua non ha altro che una funzione, che quando viene raggruppato, invece di essere unito, crea un vuoto. Eccolo lì. Questa è la differenza sostanziale tra questi due materiali, per cui avete visto che con due semplici oggetti si possono fare tantissime cose. Con piccoli oggetti moltiplicati più volte si creano oggetti molto complessi. Ma un'altra cosa, sempre per duplicare gli oggetti, si può anche fare così, tenendo premuto il tasto Alt e spostando con la freccia. È un altro metodo per duplicare. Quindi per adesso
la cosa è abbastanza chiara. Cercate di fare qualche esercizio, prendete qualcosa di carino sulla parte destra e cominciate a comporli.